se dovessimo storicamente esaminare la strategia della tensione negli anni 1969-1974, molti cercano di limitare il fenomeno strategia della tensione in quell'arco di tempo, e probabilmente storicamente è anche esatto. Ci sono però degli strascici, diciamo, della strategia della tensione, che vedono il ripetersi di metodologie di sviluppo della violenza in altra forma che non quella propriamente delle stragi, che concorrono con, in altra maniera, alla realizzazione della politica, che è quella sempre di impedire le forze di sinistra di arrivare al governo, che è quella di imporre, e intendiamoci, di imporlo in una maniera subdola, anche quando si sono appoggiati i colpi di Stato, e nel caso del primo, del Piano Solo, 1964, quando abbiamo avuto il primo governo di centrosinistra, chi appoggia quel piano non è che intende realizzare un regime autoritario, così come quando si appoggia le avventure di Valerio Borghese, si intende chi appoggia Valerio Borghese sogna magari di instaurare di nuovo un regime fascista, così come quando si appoggia Edgardo Sogno. Edgardo Sogno forse ha una mentalità, per la sua militanza liberale, diversa, crede di poter strumentalizzare i fascisti, ma non di arrivare alla dittatura fascista, di arrivare ad un regime liberale ma anticomunista, che fa argine ai comunisti. Il problema quindi è che noi abbiamo avuto chi ha giocato in queste partite per riequilibrare sempre a destra la situazione. Così, dopo il Piano Solo, centrosinistra perde di mordente riformatore, abbandona la riforma dei suoli urbanistici, abbandona o rinvia la riforma delle regioni, eccetera. Si ha un programma molto edulcorato, un centrosinistra alla buona, direi, dove prevale più il centrismo che la sinistra, il dominio del centro sulla sinistra, e tutto serve a riequilibrare, in modo anche i socialisti che sono stati imbarcati nel governo finiscono con perdere la loro funzione progressista. Ecco, tenendo conto sono sempre riusciti, tendono anche più avanti ad una politica dell'uso della violenza più diffusa. Ecco allora la nascita del terrorismo nero con nuove formazioni rispetto a quelle precedenti, e del terrorismo rosso, le Brigate Rosse e le varie prima linea, eccetera, allo scopo di poter determinare una destabilizzazione, che è quella destabilizzazione che deve servire per stabilizzare ancora una volta al centro, al riequilibrio moderato, alla vittoria dei moderati.
Moro è considerato fra i moderati colui il quale tende ad accordarsi con i comunisti. E fino a quando la situazione non lo obbliga, ma dopo le elezioni del 1000, dopo per la verità il referendum del 74, perché lui è abbastanza intelligente di capire come stanno andando le cose, dopo che in Cile è avvenuto il colpo di Stato di Pinochet, è evidente che anche in Italia si ripropone una situazione per cui si potrebbe avere uno sbocco democratico dove le forze di sinistra possono contare al governo. Ecco che la P2 entra nella sua seconda fase ed ecco che anche per il terrorismo viene utilizzato per ai fini di eliminare quella prospettiva nel momento in cui i risultati elettorali del 1976 danno due vincitori, il Partito Comunista che balza oltre con un'avanzata di quasi l'8%, raggiunge il 34%, la Democrazia Cristiana che mantiene, pur perdendo, mantiene la maggioranza relativa, ebbene in quella situazione non c'era che l'accordo possibile fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista per il governo, ma bisognava avere la garanzia che ciò avvenisse sempre secondo i canoni di cui parlavamo prima. L'uomo che non gli sta bene, in questo che potrebbe essere l'elemento che fa pendere l'equilibrio a sinistra, è visto in Moro, e Moro è il bersaglio da colpire. Moro viene ucciso. Io vedo il delitto Moro proprio in questa strategia. Dopo a quel delitto l'Italia perde le travegole, cioè dire tutti i problemi si incancreniscono, quelli che erano stati i problemi che erano emersi nella fase più democratica per la partecipazione, se democrazia vuol dire anche partecipazione, negli anni 70, pur contrastanti dalle turbulenze terroristiche, noi abbiamo un periodo felice, è il momento in cui si compie in Italia la riforma sanitaria, una riforma a cui aspira Obama, ma è ben lontano in America dal poterla realizzare come è stata realizzata in Italia. Abbiamo conquiste fondamentali, io ricordo bene una conquista, io lo sentivo, questa del nuovo diritto di famiglia in cui i giovani potessero votare a 18 anni. Io considero molto positivo di Giovanni Moro, intitolato proprio Anni 70, che enumera tutte le conquiste che in Italia si sono realizzate, soprattutto nel periodo del governo Moro, nel governo che va dal 74 al 76, periodo che ha visto una collaborazione a livello parlamentare, perché Moro aveva teorizzato che col Partito Comunista si poteva dialogare, il luogo del dialogo era il Parlamento e noi non ci, in Parlamento eravamo presenti, e quando le idee sono idee positive, diceva Moro, noi non le possiamo rifiutare, le dobbiamo accettare. Ecco, credo che il problema Moro è stato cardine di quel periodo e nella strategia della tensione credo la chiuda purtroppo positivamente per le forze reazionarie, perché riescono a creare una barriera per impedire quel movimento per riuscire a realizzare un vero rinnovamento.